Ora vorrei mostrarti come faccio le uova. Allora, accendo la pentola, gli do un bel po' di calore. Ricordo che queste sono pentole speciali. Gli do proprio una puntina appena appena di olio, forse anche troppo. E la distribuisco col mio pennellino. Non si vede neanche, guarda. Non si vede neanche. Ci metti proprio poco. Metto il coperchio, così si scalda un po' anche lui. Così dopo riesci a fare una bella camera d'aria. Aspetto proprio pochi secondi e rompo le uova. Abbasso la fiamma. Uno. Due. Queste sono uova biologiche. Nel mio negozio biologico di Montagnana, aia, qui ho rischiato grosso, e 4. Ora metto il coperchio, ok? Adesso mi va di alzare bene bene la fiamma, alzo qualche secondo. Adesso forse sto esagerando. Mi permetto anche di spegnere perché la pentola è calda, il coperchio tiene il calore. Nel giro veramente di pochi secondi le uova sono pronte. Adesso quella parte lì col calore diventerà più chiara, l'albume vedi come forse ha bisogno di un po' di calore, forse ho esagerato, comunque lo riconosci dal fatto che l'albume diventerà bianco, il tuorlo invece deve rimanere ancora morbido. Altrimenti sarà una sassata per il tuo stomaco. Questo ci siamo, vedi? Invece 1, 2 e 3 hanno bisogno di qualche minuto ancora. Spengo. Io so per certo che la temperatura li farà maturare al punto giusto. Li farà cuocere al punto giusto. Lascio sempre il coperchio senza alzare, mi raccomando. Interrompo qui il video perché volevo farlo veramente breve. Sappi che non si sta attaccando niente. Vai, te lo mostro. Guarda. Vedi? Non si attacca. La pentola è fatta apposta, del resto. Rimetto il coperchio. Interrompo il video, bene, hai visto come fare le uova in pochi minuti? Ciao e alla prossima da Giovanni.